siamo con Maurizio Acerbo, nuovo segretario di Rifondazione. Allora, quali sono i primi progetti rispetto su Rifondazione? Quali sono le prime intenzioni? Cosa hai intenzione di portare avanti? Beh, proseguire sulla linea che ci siamo dati, che è quella di costruire anche un'Italia, un polo e un soggetto della sinistra di alternativa al neoliberismo che sia visibile, di massa, partecipato e popolare. Insomma, una sinistra alla Mélenchon, alla Unidos Podemos, come negli altri paesi europei in cui le formazioni a noi legate della sinistra europea sono riuscite a uscire dal ghetto e a rappresentare un'alternativa. L'Inghilterra è accaduto in forma un po' diversa, diciamo, attraverso la conquista della Labour Party da parte di Corbyn. Comunque in Italia non c'è in questo momento una sinistra di massa su posizioni coerenti e noi lavoriamo per costruirla insieme a tutti quelli che sono disponibili a farlo, e non mi riferisco tanto a quelli usciti dal PD quando hanno perso la seggiola, ma mi riferisco ai tanti che con noi nel corso degli anni hanno condotto le battaglie per la pace, per la difesa dei beni comuni, dei diritti sociali, dei diritti del lavoro, dell'ambiente. Quindi l'intenzione è quindi di ricominciare a riunire movimenti e gruppi di lavoro di questi settori? Sì, bisogna fare un movimento politico della sinistra, antiliberista, ambientalista, pacifista. Io penso che le nostre posizioni, anche se guardando la televisione non si direbbe, perché lo spettacolo è tutto concentrato su gruppi parlamentari e noi siamo da tanti anni fuori dal palazzo, ma nella società le nostre posizioni sono potenzialmente maggioritarie, perché la politica delle due destre, quella del PD e quella del centrodestra tradizionale, sono assolutamente antipopolari e incapaci di rispondere ai problemi della maggioranza popolazione. Il Movimento 5 Stelle, che era stata una grande speranza per milioni di persone, anche tantissime compagne e compagni delusi, a mio parere anche giustamente, dalle rappresentanze della sinistra, però il Movimento 5 Stelle sta dimostrando di non rappresentare quell'alternativa che doveva essere, soprattutto per chi ha dei valori di sinistra e non può transigere su determinati principi. Basti pensare alle questioni relative all'immigrazione, ma non solo. Qui il problema in Italia non è solo la casta, ma che c'è una casta a servizio del grande potere economico nazionale e soprattutto internazionale. Di questo progetto di Falcone e Montanari, cosa ne pensi? Noi lo abbiamo incoraggiato e lo incoraggiamo, perché mettersi insieme intorno all'attuazione della Costituzione può essere un'ottima base, e noi l'abbiamo sempre detto, bisogna trasformare il no che c'è stato nel referendum in una proposta politica. Ovviamente siamo perplessi rispetto a quelli che vogliono trasformare questa iniziativa per noi positiva in una ammucchiata di ceto politico, compresi quelli che in queste ore stanno facendo passare i voucher, come l'MDP di Bersani, D'Alema e Pisapia, che invece di votare contro, affondando il governo e la legge truffa sui voucher, uscendo dall'aula consentirà di far approvare questa norma. Noi non pensiamo che ci possa essere una sinistra in cui tutte le vacche sono nere, bisogna fare delle scelte, e la battaglia referendaria ci ha indicato che sul profilo chiaro di coerenza e di fedeltà ai principi costituzionali si possono aggregare milioni di persone che cercano un'alternativa e sono soprattutto insoddisfatti di una politica sempre più antipopolare.